La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio, l'unione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Questa notte è santa. Nella notte nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con lui, il mio Padre. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto, gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo, gioisca la Madre Chiesa splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni con le acclamazioni del popolo in festa. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato.
peccato, con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti del Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra l'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Grazie.
che l'Ave Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte.
E fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e abbaglia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto come il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie. E alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi. E riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina. Quinto giorno. Dio disse, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è anima di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo,
rispose: eccomi. Riprese: prendi il mio figlio, il tuo unigenito piano, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, se lo lascio, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci posteremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò su di Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato un figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide una rete, impigliata con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere la rete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò del cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Perché non abbandonerai la mia vita.
senza fine alla tua destra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani
mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. E il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: chiamato Dio di tutta la terra.
come una donna abbandonata e con l'anima afflitto, ti ha richiamato il Signore. Viene forse ricordata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa in misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua verratura, le tue porte saranno di benigni, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieni lontana dall'oppressione, perché non dovrai tenere lo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio. Libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete il denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è il pane, il vostro guadagno per
ascoltate e vivete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costruito come testimone tra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua vita e l'uomo inculca i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore, quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato per ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Con la paura della vita, tu sei la salvezza.
Preghiamo. O Dio che nelle pagine dell'Antico e Nuovo Testamento ci insegna a celebrare il mistero pasquale, fa che comprendiamo l'opera della tua misericordia, perché i doni che oggi riceviamo offendono in noi la speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Parola del Signore. Grazie, insieme a quel cielo di cui abbiamo bisogno.
intonato il canto, quel cielo che rappresenta il risorto in mezzo a noi, nella nostra vita, nel nostro cuore, nelle nostre scelte. E non immaginate che cosa significa in questo momento che ancora è tragico, non è ancora del tutto illuminato. Stiamo facendo piccoli passi, ne faremo tanti passi verso la liberazione. Ma questo Dio, come dicevamo ieri, ci sconvolge, perché è un Dio che ragiona in un modo diverso. È un Dio che nel suo immenso amore ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Io non so quanta attenzione poniamo a questa realtà. Ogni giorno, quando ci svegliamo, quando ci mettiamo in piedi, quando ci prepariamo per andare a lavorare, quando sentiamo il peso delle responsabilità, non so se noi ci rendiamo conto che questo Dio ci ha creato per amore e ci ha creato in un disegno e in un equilibrio veramente straordinario, perché quella creazione è frutto del suo volere, del suo chiamare le realtà per nome, per il suo predisporre tutte queste realtà per noi, per la nostra salvezza. E quando ha messo in opera tutto il creato, mancava la cosa più bella, l'uomo. L'uomo e la donna, che sono il segno più bello di questo essere all'immagine e somiglianza di Dio, ma tutto in un equilibrio. E dicevamo giovedì come questo equilibrio passa attraverso una purità, attraverso una verginità, attraverso una non mancare al senso più vero dei valori. Oggi un po' abbiamo perso i valori, quei valori che sono invece importanti. Il primo valore, il valore della libertà. Dio non ci impone di essere suoi figli, ma ci salva. Dio non ci impone di credere in Lui, ma ci dona la grazia della fede. Dio non vuole importunarci, ma ci chiama continuamente, ci chiama alla salvezza. Abramo, Noè, prima, Abramo, Mosè, uomini chiamati per nome, ma sempre in un momento particolare della storia della salvezza, di questa opera creatrice, di questa opera che libera, di questa opera che purifica, di questa opera che continuamente identifica. Non è un Dio scontato, non è assolutamente un Dio scontato, ma è un Dio fedele. Fedele a se stesso, perché la sua realtà non può non essere fedele a se stesso. Ciò che promette lo realizza. E attraverso chi? Attraverso il sacrificio. Abramo è chiamato ad offrire Isacco, ma nel momento in cui sta per compiere quel gesto, fermato dall'angelo. Perché? Perché Dio ci sconvolgerà offrendo sulla croce il figlio suo, offrendolo per noi, per la nostra salvezza, tra poco lo ricorderemo, professando la nostra fede, per noi e per la nostra salvezza. Questa salvezza che si concretizza non nello scandalo, nell'obbrobrio della croce,
significato anche nella preghiera. La preghiera che è una realtà fondamentale della nostra vita, respiro dell'anima. Questa preghiera che non può non essere un a tu per tu con colui che sai di essere amato. E non può essere soltanto la recita di una preghiera imparata a memoria, e magari recitata a volte anche distrattamente, o recitata più volte perché ti è stato detto 10 volte il Padre Nostro. La preghiera che ci fa scoprire, e la preghiera madre che Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro, che ci fa scoprire questo Dio che viene con il suo regno, che viene con la sua grazia, che viene per manifestare la sua volontà e ci rende liberi nella risposta. E non soltanto ci aiuta a rispondere con fede, ma ci nutre il nostro pane quotidiano. Se ci mancasse quel corpo e quel sangue di Gesù, come faremmo? Tante persone, tanti fratelli e sorelle hanno sentito la difficoltà in questo periodo di non poter ricevere spesso l'Eucaristia, di dover fare la comunione spirituale, di non poter partecipare alla liturgia domenicale che è il cuore della vita cristiana. Eppure questo Dio che ci sconvolge sempre nella sua fedeltà ci ripromette di poterci incontrare, e questa sera siamo qui. Noi dobbiamo veramente sentire di essere veramente fortunati, amati da Dio. È questa esperienza che stiamo vivendo. Perché potevamo non vivere questa esperienza. Potevamo soltanto vedere sui social questa realtà. Ma in tutte le chiese, in questi giorni, c'è la possibilità di poter riprendere questo cammino di fede che non finisce mai e che non può finire neanche con la morte, neanche con la malattia, neanche con le difficoltà. E vorrei ricordare in questo momento tanti fratelli e tante sorelle che non sono qui non perché non erano nel numero necessario, non sono qui perché in questi giorni sono stati più volte visitati dalla malattia e dalla morte, persone che fanno parte della nostra comunità e che sono nella sofferenza, perché hanno sperimentato non soltanto fuori di sé per persone care venute a mancare, ma anche nella propria vita, per delle malattie interessanti, importanti, che stanno veramente intaccando la propria salute. E una di queste sorelle, ieri di passaggio, dice: sono uscita soltanto 5 minuti per venire a ringraziare Dio, nonostante questa mia grossa difficoltà, seria difficoltà, un'operazione subita 20 giorni fa. Ecco, questa persona è venuta a ringraziare, perché oggi, con la terapia che sta facendo, può fare Pasqua in casa come suoi, può dire grazie al Signore perché è stata liberata, speriamo in modo definitivo, da quello che era un po' questo limite della sua esistenza. E tante persone si sono affidate in questi giorni, e a tutte queste persone abbiamo ricordato il motivo della nostra gioia, la fedeltà di Dio che non viene meno, la fedeltà di un Dio che sconvolge spesso i nostri progetti, ma che ci porta sempre quella luce che dà significato alla nostra esistenza. Ecco, io vorrei concludere augurando a tutti non la solita Pasqua, augurare a tutti di fare una Pasqua un po' diversa, quella di scoprire
e che mi hai fatto passare quel mar rosso che mi sembrava di non poter passare. E soltanto attraverso il dono d'amore di tuo figlio hai permesso questo. Forse questo ci aiuterà anche a fare nostra questa visione della vita e a saper donare di più, a saper essere un dono per gli altri, a saper essere una piccola luce di fede, a saper sostenere il cammino degli altri. E quando sentiamo qualcuno che dice ho perso la fede, non ci scandalizziamo, non facciamo le persone per bene. Diciamo a questo fratello o a questa sorella, ti sono accanto, perché il Signore sicuramente nella sua fedeltà ti farà riscoprire il senso di una fede che non è soltanto appartenere, di una fede che è soprattutto un abbandonarsi nelle mani di colui che può tutto, di colui che può cambiare ogni situazione. E la preghiera, ecco, la preghiera per queste persone deve essere per noi l'impegno, non il giudizio. A volte ci soffermiamo sul giudizio, sull'etichettare le persone perché non credono. Ci sono tante persone di buona volontà che non credono e che a volte forse vivono anche meglio di noi che crediamo. Che sono concreti, che sono conseguenziali, che sono fedeli ai valori che hanno scelto per la propria vita. Con questo che cosa significa? Perché non è importante credere. È importante essere anche testimoni. Un confratello diceva, in riferimento alla perdita dei giovani nelle nostre comunità, oppure a delle difficoltà a livello di formazione di alcuni laici, diceva, abbiamo sbagliato. Non siamo stati testimoni. Ed è questo il frutto che stiamo raccogliendo. Sì, fino a un certo punto. Che dobbiamo mettere sempre in conto che non siamo noi a costruire la storia, che non siamo noi a dare le coordinate di una vita della fede, ma è sempre Lui che ci dà la luce per essere figli. Ecco questo, ci auguriamo dicendoci tutti buona Pasqua, tanti auguri a tutti. Siamo dati a Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questa fonte battesimale perché coloro che da essi rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. Signore, Madre di Dio, prega per noi, San Michele, prega per noi.
tutti i discepoli del Signore. Thank you.
innalzatoci la croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua, e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzatevi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda in quest'acqua, o Padre, per opera dello Spirito del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore nostro Dio perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci ha creato e ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sia presente per mezzo del tuo popolo che vede in preghiera in questa santissima notte, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua, questo dono della creazione che hai fatto segno della tua misericordia attraverso l'acqua del Mar Rosso. Hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai imbarcato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, ha rinnovato la nostra umanità peccatrice nella madre battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Fratelli e sorelle, per grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunzio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunzio. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinunzio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci dobbiamo professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Amen. O Padre, con la risurrezione di Gesù tu hai dato fiato ed energia alla nostra speranza. Le forze del male non riusciranno a fermare il tuo progetto di salvezza. Dilata ora il nostro cuore alle attese dell'umanità. Con animo esultante diciamo insieme: guida i nostri passi sulle tue vie. Guida i nostri passi sulle tue vie. Per la Chiesa, guidata dal nostro Papa Francesco, dai vescovi religiosi e laici, il mistero celebrato in questa notte la trasfiguri e la rinnovi per essere nel mondo lampada che illumina il cuore di ogni uomo e di ogni donna. Preghiamo. Guida i nostri passi sulle tue vie. Per i governanti, perché siano portatori di pace e di fraternità tra i popoli oppressi, minacciati e perseguitati. Preghiamo. Guida i nostri passi sulle tue vie. Per chi opera nel mondo della sanità, dona, o Padre, uno spirito nuovo. Matura in essi atteggiamenti di solidarietà in questo delicato momento della pandemia e desta azioni e scelte dettate dalla competenza e da un atteggiamento di servizio. Preghiamo. Guida i nostri passi sulle tue vie. Giovani, dona ad essi entusiasmo, rendili saldi di fronte alle difficoltà, umili nel tempo della prova e accompagna in sviluppo i percorsi vocazionali nella società e nella Chiesa. Preghiamo. Guida i nostri passi.
miracoli della passione e redentrice del tuo Figlio, della sua miracolosa risurrezione e ascensione al cielo, e l'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, do
sono come te, abbi fiducia in me, cammina nelle tue vie. Ciò che abbiamo celebrato è frutto dell'impegno.
Grazie.